la risposta sul mistero delle nostre origini potrebbe orbitare a più di 700 milioni di chilometri da noi. È lì che si trova Giove, il gigante del Sistema Solare, che può essere considerato il fratello maggiore di tutti gli altri pianeti, Terra compresa. Da come si è formato Giove e da come si è evoluta la sua orbita nel tempo, possiamo capire anche il passato del resto della famiglia. Anche per questo è partita la missione Juno della NASA, operativa dal 2016 ed estesa all'inizio del 2021 per altri 5 anni di Grand Tour nel sistema gioviano. Sulla sonda della NASA volano anche due strumenti italiani, GIRAM e CAT. Non solo il pianeta Giove, ma anche le sue lune, sono sotto osservazione. La prima ad essere studiata da vicino è Ganimede, la più grande di tutte. Lunedì scorso c'è stato il primo flyby, un incontro ravvicinato ad appena 1000 chilometri di distanza, che ha mostrato crateri e fratture del terreno. Giuno si avvicinerà poi a Io e Europa, altre due lune gioviane. Dalla missione Giuno ci aspettiamo tante sorprese, ci aveva detto il direttore dell'area scienze e ricerca dell'Agenzia Spaziale Italiana, Mario Cosmo. Per capirne di più, ne abbiamo parlato con Alessandro Mura, responsabile per conto dell'Istituto Nazionale di Astrofisica dello strumento GIRAM. Ma diciamo, ci aspettiamo delle sorprese? Allora, è come per i cicloni e altre scoperte che ha fatto Giuno. Le sorprese nella scienza avvengono così, senza sapere esattamente cosa si va a vedere. Noi chiaramente ci aspettiamo di trovare qualcosa di nuovo semplicemente per il fatto di osservare una regione che non è mai stata osservata prima. Quindi le misure che GIRAM farà e che ha fatto ad altissima risoluzione sono di per sé un unicum, perché nessuno era stato in grado di vedere quelle zone con quella risoluzione in precedenza. Quindi sì, ci aspettiamo delle sorprese ovviamente, sia per quanto riguarda Ganimede che per Europa e che per Io. E dire che inizialmente GIRAM non doveva neanche partire insieme alla sonda Juno. Finì a bordo grazie all'intelligente lungimiranza di Angioletta Corradini, primo responsabile scientifico dello strumento. Lo strumento GIRAM è interamente costruito in Italia dalla Leonardo, un'azienda italiana, e quindi in questo caso cosa succede? L'Agenzia Spaziale Italiana finanzia uno strumento, c'è un istituto scientifico, in questo caso il mio istituto, che ha la guida scientifica dello strumento, e poi c'è un'industria italiana ancora che realizza tecnicamente lo strumento sulle specifiche che la guida scientifica dà. Realizzato grazie alla, diciamo, alla lungimiranza del primo responsabile scientifico, che era Angioletta Corradini. E che purtroppo è scomparsa e non ha avuto la possibilità di guardare i dati meravigliosi che GIRAM ha fornito. GIRAM è stato l'ultimo strumento a essere selezionato, perché inizialmente non doveva neanche essere a bordo del payload. Payload sarebbe il bagaglio di strumenti scientifici di una sonda, e purtuttavia è stato il primo strumento a essere consegnato alla NASA per l'integrazione a bordo della sonda. E quindi inizialmente non era stato selezionato, poi però inizialmente non faceva parte, non era parte del payload, perché Juno nella sua configurazione non prevedeva una camera all'infrarosso. Fu Angioletta a proporre appunto di inserire questo strumento, perché sapeva delle potenzialità enormi che ha una camera all'infrarosso. La NASA accettò, appena fummo selezionati partì la costruzione dello strumento, e nonostante il ritardo iniziale fummo in grado di consegnarlo per primi. Lo strumento GIRAM è una camera all'infrarosso. La camera all'infrarosso è un tipico strumento spaziale perché ha delle grandissime potenzialità. Quando noi abbiamo una macchina fotografica, la macchina fotografica di fatto ci restituisce la luce che è riflessa da un oggetto. Una fotocamera all'infrarosso invece ci restituisce la luce che quell'oggetto emette per sua natura. Se vediamo quei film in cui ci sono i soldati che nella giungla brillano nell'infrarosso, ecco la stessa cosa. Cioè, nell'infrarosso noi possiamo studiare un pianeta attraverso la luce che esso manda per sua natura, e quella luce ha due vantaggi. Innanzitutto, essendo provenendo dal pianeta stesso, ci fornisce molte più informazioni di quel pianeta. E il secondo, poi, non siamo soggetti a avere l'illuminazione del Sole, quindi possiamo studiare Giove anche nella parte non illuminata dal Sole. Ad esempio, grazie a questo, lo possiamo vedere nella superficie nord, nei poli di Giove. Abbiamo scoperto i famosi cicloni polari grazie a GIRAM, perché GIRAM è in grado di vedere anche zone che sono scarsamente illuminate.